di ballo. Da quest'anno ci sarà una fase eliminatoria, così come accade in tutte le competizioni a livello nazionale. Infatti, sono 8 le coppie, sono in posizione e possiamo partire con la musica. Presentiamole tutte queste coppie. Col numero 1 Fabrizio Bonifacio e Elisabetta Puscetto, vengono dalla Sardegna, classe internazionale. E poi ancora col numero di gara 2 Alessandro Garofano, Annalisa Di Filippo. Stiamo da Roma. Il numero 4 in questo numero momento. Numero 4 Alessandro Topoletto, Roberto Zoia, Padova, anche loro di classe internazionale. Questa è la numero 1, l'abbiamo già presentata prima. Sì, poi abbiamo la coppia numero 5, Mauro Rossi, Monica Crocetta, sempre da Roma, giocano in casa loro. Ecco la coppia numero 2. Sono romani, anche loro di classe internazionale. Ricordiamo che questa è una disciplina olimpica che prevede 5 balli. Stasera ne presentiamo 3, mancano sì, paso doble e rumba. Ed è codificata per la competizione internazionale sin dal 1924, pensate un po'. Ricordiamo che di queste 8 coppie soltanto 4 supereranno il turno e poi naturalmente si andrà allo scontro diretto. Cambio! Vai con un bel cia-cia! Proseguiamo a presentare le nostre coppie. Col numero 6 abbiamo Nicola Lonardi, Paola Corsini, Verona. Eccoli qui. Lorella. Col numero anche la coppia numero 8. Ivan Calicchia e Francesca Bispi da Modena. Tutte coppie di classe internazionale. Una preferenza sui costumi? Anche se questo non vale. No, perché la coppia numero 5, il costume mi sembra, come dire, complimenti a tutti. Col numero 7 Maurizio Ghigiarelli e Emanuela Andracchio da Roma. Col numero 3 Andrea Placidi e Samantha Poletti da Lecco. Vogliamo dire che sarà una scelta veramente ardua. Sì, veramente. Ecco intanto un altro cambio musica. Terminiamo con un bel jive. E intanto anche il nostro pubblico si sta scaldando. Qui vediamo la coppia 4, Alessandro Topoletto e Roberta Zoia da Padova. Rappresentata bene tutta l'Italia, dalla Sardegna, Verona, Roma, Modena, dal nord al sud, isole comprese. Bravissimi! Ma bravi! Bravissimi! Abbiamo cominciato alla grande! Diamo qualche secondo di tempo alla nostra giuria, fra poco saranno pronti i risultati. Forse è pronta la busta, attenzione. Passano 4 coppie, vero? Sì, purtroppo sì. E ve le dico subito. Prima classificata la coppia numero 8. Seconda classificata la coppia numero 2. Terza classificata, attenzione, la coppia numero 5. Complimenti anche per l'abito. E ultima coppia classificata, la coppia numero 3. E queste sono le 4 coppie che superano il turno e quindi arrivano alla semifinale. Naturalmente ricordiamo che in questo caso non c'è una graduatoria, partono tutti da zero e ci sarà un confronto diretto fra pochissimo. Intanto chiamiamo in pista le 8 coppie per il ballo da sala. Vediamo in postazione la coppia numero 8. Musica.
Francesca Vispi e Ivan Calicchia. La dama di questa coppia ha 21 anni, mentre il cavaliere 19. Vengono rispettivamente da Frosinone e Modena. Ricordiamo, Lorella, che queste coppie abitualmente ballano dei balli singoli, invece per campioni di ballo eseguono un segue. Quindi se tra un ballo e l'altro si fermano... È anche molto più faticoso per loro, perché tra un ballo e l'altro di solito c'è una pausa. Qui continuano, come vedete, è partito già il secondo ballo. Infatti il cavaliere si è fermato, ha ripreso la posizione per il cia-cia-cia ed è poi ripartito. Vogliamo anche ricordare, per chi non avesse seguito le prime edizioni di Campione di Ballo, o comunque per chi non ricordasse, come giudica nostra giuria. Sì. Si vota da 1 a 5, naturalmente 5 per le coppie ritenute più meritevoli. Cambio! Ultimo ballo, il jive. Pensa, Lorella, che Francesca è figlia d'arte da 3 generazioni. Sono di classe internazionale, il jive è il loro cavallo di battaglia perché sono forti, resistenti, soprattutto di muscolatura. Bravissimi! La coppia numero 8 contro la coppia numero 3 che sta prendendo posizione in pista in questo momento. Musica, vai! Poletti e Andrea Placidi, 28 anni per il cavaliere, 27 anni per la dama. Questi due atleti arrivano da Roma e Lecco, quindi fanno tanta strada per studiare assieme. Vogliamo dire che il ballo latinoamericano, fra l'altro, è uno dei balli che in Italia hanno più successo. Ci sono centinaia di scuole di ballo e i personaggi più insospettabili frequentano corsi per imparare. È vero, perché è energico, allegro, sensuale. Ecco qui un bel cia cia. Questa coppia è una coppia di atleti finalisti al campionato italiano 98 per la classe internazionale. Sono finalisti anche a Bratislava Open 98. Energia e carisma fanno di questa coppia una vera coppia latina. Bravissimi, veramente difficilissimo questo scontro. Ritorniamo alla coppia numero 8 in pista e vediamo a questo punto se sono pronte. Sono pronti. Ecco, cara Lorella, sì. Aspetta un attimo, innanzitutto volevo salutare Axel, il nostro computer grafico che ci darà una mano, grazie Axel. Attenzione allora, sono arrivati i risultati. Coppia numero 8, 4, 4, 4, 4, 4 per un totale di 20 punti, bravissimi. La coppia numero 3, attenzione, 5, 5, 5, 5 e 5. Complimenti, 25, vince la coppia numero 3. Bravissima. Questa è la prima coppia che raggiunge la finalissima di Campione di Ballo, complimenti. Prossimo scontro diretto, coppia numero 5 contro la coppia numero 2, prego. Diamo spazio alla coppia numero 5 e partiamo, attenzione, ecco qui prendono posizione. Siamo pronti? Musica! Monica Crocetta, 24 anni e Mauro Rossi, 23 anni, provenienza Roma. Non hanno fatto molta strada. No, ma ne faranno però col ballo. Delirio in sala, deve
esserci qualche parente oltretutto. Cambio, secondo ballo. Sono terzi classificati al campionato italiano di classe A1 per il 1998 e vice campioni italiani classe internazionale 1999. Ricordiamo che queste coppie vanno poi a rappresentare l'Italia all'estero. C'è da dire che la ballerina non è soltanto molto brava, ma è bellissima. Anche chi non è appassionato di ballo avrà motivo per appassionarsi a questo programma. Un anno di competizione assieme, ma c'è il segreto: studiano da 10 anni. A che età preferibile cominciare a studiare danza? Ah, diciamo che la prima categoria di competizione è 6-9 anni, quindi ovviamente almeno un annetto prima. Bravissimi! E anche la coppia numero 5 si scontrerà contro la coppia numero 2, prego, ecco la coppia numero 2 che arriva in pista, anche per loro un grande applauso e musica! Annalisa Di Filippo, 23 anni, Alessandro Garofalo, 24 anni. Anche questa è una coppia di atleti proveniente da Roma. E che titoli, signori! Quarti al campionato del mondo combinata 10 balli, quindi questa coppia balla anche le danze standard. Perché ricordiamo che è possibile non essere specializzati soltanto nei balli latinoamericani, ma anche nei balli da sala. Sì, in quel caso si chiama combinata 10 balli per latinoamericana e standard. Sempre nel 1998 sono stati campioni europei, sempre combinata 10 balli. Primi classificati alla Coppa del Mondo combinata 10 balli. Questa canzone mi ricorda qualcosa? Cioè, questo rock senti? È considerato jive? Sì, sì, sì. E pensa Lorella che l'hai lanciato in tutta Italia, in tutte le competizioni. Già Piero, ci ritorniamo, dal 10 di marzo. Ma non con questi tacchi, sto morendo. Tra l'altro siamo in casa proprio qui a Roma. Andate a vederli, sono bravissimi. Non pensavo fosse considerato un jive questo rock. Grazie! Bravissimi. Richiamiamo la coppia numero 5. Eccoci qua le votazioni. E anche per loro c'è questa votazione, purtroppo soltanto coppia una delle 5. Coppie. Coppia numero 2, cominciamo con la coppia numero 5, Lorella. Abbiamo 4, 5, 4, 4, 5, per un totale di 22 punti, bravissimi! Buon punteggio! Passiamo alla coppia numero 2, le votazioni 5, 4, 5, 5 e 4, per un totale di 23, quindi vince la coppia numero 2! Per un punto! E allora, richiamiamo la coppia numero 3, mi dispiace per la coppia numero 5, ecco qui, questi sono i primi finalisti, quindi ricordateli bene perché saranno ospiti nell'ultima puntata di Campioni di Ballo e naturalmente soltanto allora stabiliremo chi sarà il vero campione di ballo 1999. Me li posso togliere? Pur no, musica! Cominciamo con la coppia numero 5, credo. Numero 5, sì. David Garofalo e Deborah Posti da Roma. La coppia numero 1, Maurizio Civita e Roberta Dio, Genova.
questa è la coppia numero 2. Fabrizio Comedio e Laura Ulio Chivasso. Coppia numero 6. Aldo Mazzi e Roberta Pisacane, La Spezia. Numero 8. Francesco Somma e Lidia Farina, Napoli. Davide Gabusi e Claudia Savalazzi, Bologna. Tanto vediamo ancora la coppia numero 5. Questa è in primissimo piano la coppia numero 7. Alessandro Pinna e Caterina Montoni, Sardegna. Li abbiamo conosciuti uno a uno, guardate che splendore. Professionisti più bravi, campioni che abbiamo per le danze latinoamericane. Abbiamo anche col numero 3 Michele Frausini e Lara Bernardis, Monfalcone. Eccole. Show me how crazy, mira, you amaze me. Come te muerte, please, squeeze, please, don't mind me. You always amaze me. Sweet garantia, I wanna put you through your pleasure. Chiquita bonita. Stop with all the guys. Adesso l'abito è adatto, Lorella? Com'è il periodo? Forse non abbiamo presentato la coppia numero uno, Maurizio Civita e Roberta Ghio da Genova. Il nostro regista che le scova dappertutto queste coppie. Ricordiamo che tutti questi campioni fanno gara a livello internazionale e è stato veramente molto complicato radunarli tutti qui solo per i campioni di là. Sono sempre all'estero loro per gare, ovviamente, da buoni professionisti. Complimenti! Adesso si possono sistemare tutti in fila, soltanto 4 coppie supereranno purtroppo il turno. Sono pronti i risultati, Giampiero? La giuria ha così votato. Prima classificata la coppia numero 4. Venite avanti. Seconda classificata la coppia numero 5. Terza classificata la coppia numero 2 e quarta classificata la coppia numero 3. Ecco qui, questi sono i semifinalisti. Tra poco vedremo lo scontro diretto e quindi conosceremo i finalisti grazie a queste prime coppie per le danze latinoamericane. E adesso passiamo ai professionisti per le danze standard. Attenzione, attenzione che adesso partono. Musica! La gara è seria. Laura Ulio e Fabrizio Comeglio, rispettivamente da Chivasso e Casale Monferrato. Pensa che alla fine degli anni 50 in Brasile si ballava uno stile di samba che si chiamava Samba de Morro, che era una
samba molto caliente e a sfondo sessuale. Poi invece in città è arrivata la bossa nova. Per fortuna campioni di ballo invece abbiamo la samba dei professionisti. Non è dispiaciuto Gianpiero? Sempre sessuale, molto sessuale, no? No, 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 non è più. No, non è competitiva adesso, dai. Ben tre volte campioni italiani amatori, sono finalisti al campionato italiano professionisti 1999, nonostante che ballino insieme da soli 5 mesi. E questo è il loro cavallo di battaglia. Senti, ma i ballerini, Nadia, non sudano con quelle... il patino addosso, non potrebbero mettersi qualcosa di più leggero? No, sono i costumi, diciamo, sono regolamentati anche d'estate, quindi sì, magari c'è la manica corta manica per la dama, ma o di manica larga, va bene. Bravissimi, questa era la coppia numero 2, coppia numero 2 contro la coppia numero 4, prego, eccoli qui in pista. Costumi sempre più audaci. Musica! Claudia Tavalazzi e Davide Gabusi da Bologna. Campioni Rising Star UK 1998. In Inghilterra. Dal 1982, ballano insieme e 17 anni quindi il tutto. Davide invece studia da 20 anni. Devo dire impressionante, cara Nadia. Cosa? No, nel senso che sono bravissimi. Soprattutto le donne sono molto brave, come dire, ecco. Lui è interessato soprattutto alla tecnica. Alla tecnica femminile, certo. Di danza. Sono anche finalisti ai campionati italiani da ben 8 anni di fila. Vice campione italiani 99, combinata 10 balli. Quindi non soltanto danza latinoamericana, ma anche le danze standard. Quindi tutto ciò che rappresenta le Olimpiadi. Facciamo rientrare la coppia numero 2 e vediamo se sono pronti i risultati, prego. Ecco qua, dunque, i risultati sono i seguenti. Coppia numero 2, attenzione, 4, 5, 4, 5, 4, per un totale di 22 punti. Bravi. Coppia numero 4, attenzione, 5, 4, 5, 4, 5, per un totale di 23, quindi vince la coppia numero 4. Punto! Ecco i primi finalisti. Grazie, continuiamo questa semifinale per le latinoamericane con la coppia numero 3. Prego, musica! Lara Bernardis e Michele Frausin. Da Monfalcone. Secondo uno studioso, Lorella, Paolo Scarnecchia pensa il samba è fratello del Batuzzo, cugino del Fado, compare dello Yongo, insomma è anche un po' africano. Soy azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Cambio.
curiosità, le coppie, cioè, sono molti fidanzati o sono fratello e sorella? Ci sono sia coppie di marito e moglie, anche sposati. Anche sposate? No, no, per carità, non era, no, però era una curiosità. Ma secondo me le coppie migliori sono fratello e sorella, sai, perché così anche se litigano durante le lezioni, poi escono, ognuno al proprio fidanzato e... Io volevo un abitino così, se era possibile. Quello di lei? No, quello di lui. Terzi classificati a Los Angeles, 98, finalisti al campionato italiano combinato a 10 balli 99. E fanno i 24 nella Rising Star. E si scontra con la coppia numero 5, prego. Ecco gli ultimi semifinalisti. Prendono posizione in musica. Deborah Posti e David Garofolo. Da Roma. Dei punteggi che queste coppie possono fare nelle varie gare, cioè ovviamente il campione del mondo, vice campione del mondo. Poi ci sono delle gare importanti, come abbiamo annunciato prima, per esempio la Rising Star, che è una gara nella quale non sono presenti le prime quattro stelle del ballo. Sono campioni italiani in classe internazionale 1998, quarti classificati al UK Rising Star, quinti classificati al campionato italiano professionisti, terzi classificati al campionato italiano di South American Show Dance. Abbiamo detto che gira nel mondo, sai? Almeno 10 volte l'anno si devono recare all'estero per delle competizioni importanti. Come sempre per la votazione, per conoscere i finalisti. Eccoci qua, le votazioni. Dunque, la coppia numero 3 ha così totalizzato 4, 4, 4, 5, 4, per un totale di 21 punti. Mentre la coppia numero 5, 5, 5, 4, 5, per un totale di 24 punti, vince la coppia numero 5. E quindi superano il turno la coppia numero 5 e la coppia numero 4, che facciamo rientrare. Eccoli qui. Inquadriamoci, inquadriamoli ancora una volta, perché sono i finalisti, li rivedremo naturalmente qui a Campioni di Ballo. Adesso la parola a Giampiero, andate così. Facciamo entrare le otto
coppie per le latinoamericane, grazie. Iniziamo, grazie. È arrivato il momento delle danze latinoamericane semifinali. Indurizio. No, arrivederci, vado. Signora, mi scusi che arrivo. Possiamo partire con la musica, grazie maestro Verdicchio, grazie. Ando a Carucci. Mi piace, non mi piace, non mi piace. Ma se tu, nunca sei diretta, menina, chi è che mai, pega la cabella, dormi quella nova. Coppia numero 5. Alessandro Testa e Daniela Frangipane, da Frosinone. Numero 8. Alessio Di Veronica e Tania Amico, Latina. E questa è la numero 7. Pietro Antonelli, Angela Antonelli, Cerignola. Numero 4. Antonio Masella e Valentina Sainas, Cagliari. Numero 3. Felice Alviani e Lucia Coppler, Frosinone. Numero 6. Stefano Stanchi e Deborah Sassinato, Parma. Giro, so Carucci. Bravi, siete molto bravi, piace, no? Le posso scegliere cavaliere io? Numero 1. Valerio Pavia e Lisa Bona, Frosinone. Numero 2. Martin Spina e Consuelo Costa, Cagliari. Ultimo ballo. Signora Nadia, come mi vedete? Quando ballo sto bene, certo. Ah, brava. Non ho bisogno del partner giusto, a carità. Allora, prima classificata la coppia numero 3. Seconda classificata la coppia numero 1. Terza classificata la coppia numero 7. Quarta classificata la coppia numero 8. Ecco qui i semifinalisti per le danze latinoamericane categoria youth, giovani. E adesso continuiamo, cara signora, con un'altra fase eliminatoria. Questa volta però con un ballo che è il nostro preferito. Lucia Coppler e Felice Alviani. Per la dama di questa coppia, 18 anni per il cavaliere. Vengono da Frosinone. Lei è felina, eh? Ciao. Sono proprio le danze latinoamericane, sono trascinanti. Sono campioni italiani 95, sempre finalista del campionato italiano.
italiano. E non solo, sono anche secondi classificati al Master 99, terzi classificati all'Austria Open. Jive, qualcosa che non va? Allora, non c'è Jive, con la J. Con la J, con la J. Non lo vogliamo, con buco. Bravissimi, coppia numero 3 contro la coppia numero 7. Che prende posizione in musica. Angela Antonelli e Piero Antonelli, 16 anni per la dama di questa coppia, 18 per il cavaliere. Sono giovanissimi, perché loro sono youth, quindi vanno dai 16-18 anni, però la categoria viene presa dal cavaliere, quindi le dame possono essere molto più giovani. Perché questo fascismo? Pure... Ma no, hanno una carriera più lunga, dai. Mi sento un po' in minoranza qui, non so perché. Vedi, possiamo fare solo questo, sì. Ballano assieme da 5 anni, sono 4 volte campioni regionali. Vince campioni italiani 95, campioni italiani 96, finalisti per la classe A2 e A1 e in combinata 10 balli 98 e 99. Praticamente lei quando ha cominciato a vincere è come i bambini che abbiamo visto all'inizio. Volevo farti una domanda. Che cosa fai dopo la trasmissione? Ma è la primavera. Per le votazioni, Gian Piero. Coppia numero 3. Attenzione, ha così totalizzato. Attenti, un attimo di suspense. 5, 5, 5, 4, 5 per un totale di 24 punti. Mentre la coppia numero 7, 4, 4, 5, 5, 4 per un totale di 22, vince la coppia numero 3. Finalisti, adesso continuiamo questa gara sempre per le latinoamericane, sempre per la categoria giovani. Numero 1, la coppia numero 1, prego. Eccoli qui, pista. Musica. Elisa Vona e Valerio Pavia. Anni? 17 e lei? 18, sì. Vabbè, ma dai, ditelo. La categoria quella è, capisci, dai 16 ai 19, quindi. 17 e 18 anni. Pensate che questo ballo, samba, sembra che si chiami così perché era una danza antica di circolo e c'era un cavaliere in mezzo che invitava la partner con un colpo d'anca detto appunto semba. Ah, semba. Il semba del marinello, appunto. Sì, ti capisco, no. Sono terzi campionati italiani 98. Semifinale al German Open, vice campioni regionali 98 e campioni interregionali dello stesso anno. Non capivo perché la signorina si tirava ogni tanto su. No, fa parte del ballo. No, non capivo. Veramente, c'è coreografia. Piero,
culotte, per regolamento federale. Le culotte? Sì. E questa è la coppia numero uno. Sfida la coppia numero 8, che prende adesso posizione al centro della pista, prego. Vai con la musica. Ma gli abiti sono stupendi. Meraviglioso, sì. Audaci. Audacissimi. Ma ho notato che loro ci si muovono con una naturalezza, no? Sì. Senza timore. Tania Amico e Alessio Di Veronica. Vengono da Latina. Latina. Stanno vicini, insomma. Sì, vicini. 16 anni per il cavaliere, 16 anni per la dama. Durante le prove, perché lui ha detto io sono di Veronica, lei si è arrabbiata e vado via, sto andando Loretta. Vai a preparare per tutto questo, chiedi perdono a Loretta subito. Guarda, veramente ti chiedo scusa Loretta, non ballerò mai più con te Loretta. Loretta ti chiedo scusa con tutte e due, tra Loretta. Terzi classificato del campionato italiano 10 balli, ballano insieme da 4 anni ma da 9 anni in tutto. Metto a ballare con Ingrassia da 7 anni, che cosa vuoi essere? Eccoci, prontissimi! Dunque, la coppia numero uno ha così totalizzato 4, 5 per un totale di 23 punti, bravi! La coppia numero 8 invece 5, 4 per un totale di 22, vince la coppia numero 1! Numero 3 e la coppia numero 1 sono i finalisti per la categoria Youth Danze Latinoamericane. Ecco qui ancora un grande applauso. Ma bravi, li ritroveremo alla finalissima di Campioni di Ballo. Adesso diamo la linea a Giampiero. La nostra disciplina olimpica, rappresentata da Valerio Pavia, Elisa Vona da Frosinone e Felice Albiani e Lucia Koffler da Frosinone. Due coppie di Frosinone in finale. La cosa bella è che nell'ultima puntata di Campioni di Ballo ne avremo tutti i finalisti per tutti i balli, per tutte le categorie. Non finiremo più. Sarà una lunga maratona. Continuiamo adesso con la prossima. E ricordiamo per tutti i ritardatari naturalmente che ci sono le due coppie finaliste per la categoria professionisti, per la categoria amatori e per la categoria youth. Quindi adesso c'è uno scontro diretto, li vedremo ballare insieme. Cominciamo subito con le prime due coppie di professionisti, così potrete apprezzare le grandi qualità contemporaneamente. Iniziazione diretta. La musica. Questa è la coppia numero 13, Claudia Tavalazzi e Davide Gabuzzi da Bologna. Questa naturalmente è la 14, Deborah Posti e David Garofalo da Roma. Pensate che proprio settimana scorsa si sono tenuti i campionati italiani per le danze latinoamericane classe A, ben 400 coppie. Bene, queste due coppie che abbiamo in pista sono tutte e due finaliste. C'ero anch'io,
sono arrivato ultimo però. Ricordiamo che giocano veramente tutto in questa esibizione, perché fra poco saranno i giudici a decidere qual è la coppia campione 1999. Da 8 anni finalisti del campionato italiano, primi classificati alla Rising Stars in UK, vice campione italiano combinato 10 balli 1999. Insieme a loro, eh? Allora siamo pronti con le votazioni. A questo passo doble passiamo a cosa? Alle votazioni. Coppia numero 13. 5 5 5 5 4 per un totale di 24 punti. Mentre per la coppia numero 14 4 4 4, 4, 5 per un totale di 21, vince la coppia numero 13. Per le danze latinoamericane professionisti, complimenti. Adesso continuiamo questa finalissima per la categoria amatori, prego. Coppia numero 15 e 16, musica. Cominciamo subito con un bel passo doble. Numero 15. Annalisa Di Filippo e Alessandro Garofalo, Roma. Numero 16. Samantha Poletti e Andrea Placide, rispettivamente da Lecco e Roma. Ed eccole qua, queste sono le due coppie finaliste ai campionati italiani di settimana scorsa, quindi per il 1999, classe A. Tanto questa è una rumba, è il mio ballo preferito, magari non mi interessa, però così la rumba. Speranza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. La coppia 15 ha un bel quarto posto ai campionati del mondo combinata a 10 balli 98 e sono campioni europei di combinata a 10 balli dello stesso anno. Per la coppia 16 abbiamo finalisti campionati italiani 98 e finalisti a Bratislava 98. Parliamo sempre di danze latinoamericane, questa era la categoria amatori, vediamo subito i risultati, quali sono i campioni? Ecco i risultati, per la coppia numero 15 la giuria ha così votato 5, 5, 5, 4, 5 per un totale di 24 punti. Mentre per la coppia numero 16, 4, 4, 4, 5, 4 per un totale di 21, vince la coppia numero 15. Ecco qui i nostri campioni per la categoria amatori, complimenti. E passiamo all'ultima finalissima per le danze latinoamericane, categoria giovani, youth, prego. Coppia numero 17, 18, anche per loro musica. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Elisa Bona e Eva
Valerio Pavia da Frosinone. Bésame, bésame numero 18. Lucia Kofler e Felice Alviani da Sora, Frosinone. Perderte, perderte después. Della coppia 17, terzi al campionato italiano 98, Iuta 1, semifinale alla German Open, vice campioni regionali 98, campioni interregionali dello stesso anno. Ballano insieme da 10 anni. Coppia 18. La settimana scorsa hanno vinto i campionati italiani danze latinoamericane in classe A1. Prestissimi! Prontissimi per la coppia numero 17, 4, 5, 5, 4, 4 per un totale di 22 punti. Per la coppia numero 18, 5, 4, 4, 5, 5 per un totale di 23, vince la coppia numero 18. Punto, campioni 1999, prego. Ecco qui, facciamo entrare nuovamente le coppe, perché qui ogni volta che c'è la finale, coppie, giustamente abbiamo coppe, i campioni. Tutto. Facciamo entrare Leo Devini, Franco Coltè, siamo pronti per le premiazioni. Anche per loro, danze latinoamericane, categoria professionisti, prego. Bravi. Categoria amatori. Amatori. E continuiamo con i giovani. E questa è la grandissima squadra delle danze latinoamericane. Se siete appassionati, e chi non lo è, è difficile. Il numero di telefono per votare questa danza.